Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato da Salerno Editrice dal titolo Medioevo, l'età di mezzo nei media italiani, di Marco Brando, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante libro. Prego Marco, a te. Eccomi qui, grazie per l'ospitalità, ciao a tutti. Dunque, io vi parlerò di un libro il cui titolo è Medioevo, ma con la centrale di Medioevo è la chiocciola, perché il libro racconta il modo in cui gli stereotipi medievali, tra virgolette, cioè quelli negativi, il solito richiamo, ritorno ai secoli bui, ritorno al Medioevo in chiave negativa, viene usato dai giornalisti italiani. Quindi io partirei, però, siccome io sono un giornalista prestato alla storia medievale, ho un po' questo, e gli storici di solito, i giornalisti non li sopportano molto, esclusi i presenti, ecco, diciamo così, perché sono stato accolto nelle società scientifiche che si occupano di storia. Vorrei partire da un dato di fatto. Ora provo a condividere e vediamo cosa succede. Eccoci qui. Ora vi. Vediamo cosa riesco a combinare. Non dunque, riproduci. Io anche al Festival del Medioevo, dove ho presentato in anteprima questo libro un mese fa, ho proposto questa vignetta in cui si vede un conduttore televisivo travestito da balena che dice: il Medioevo è davvero un'epoca oscura. Abbiamo invitato a parlarne un giornalista, un economista e un ingegnere strutturale. Il conduttore dà la parola a questi personaggi. Come vedete, non c'è neanche uno storico, e questa è una cosa un po' strana, in effetti, che succede molto, non solo sul fronte della storia. Nelle trasmissioni televisive italiane, dove ci sono tutti fuori che quelli che veramente studiano un determinato argomento, e questo capita anche sul fronte del Medioevo. Questo è il mio libro, come vedete, si intitola Medioevo con la chiocciola al centro, l'età di mezza nei media italiani. Premetto che vi capiterà anche di sorridere vedendo questa presentazione, anche se la questione in realtà è seria. Comunque siete autorizzati anche a sorridere senza farvi scrupoli. E un'altra premessa è appunto quello che dicevo prima: siccome sono un giornalista che si occupa anche di storia, in particolare della percezione della storia medievale nella società contemporanea, sia sui media digitali che su quelli tradizionali. Con Italia Medievale ho già presentato un mio precedente libro dedicato su questo fronte a Federico II di Svevia. Ho, come dire, l'alibi per poter criticare in senso buono i giornalisti e la sedicente divulgazione storica fatta da chiunque, e ho anche l'alibi che mi consente di poter fare qualche osservazione critica nei confronti degli storici. Storici che, come dicevo, di solito detestano i giornalisti che scrivono di storie, che tuttavia, generosamente quanto inspiegabilmente, mi hanno accolto come socio ordinario nella Società Italiana per la Storia Medievale e in altre società storiche di carattere scientifico. Quando parliamo di stereotipi medievali, mondo dei media e ricezione e comunicazione di quegli stereotipi da parte dell'opinione pubblica in Italia, c'è sempre al centro il rapporto col passato vissuto attraverso il presente. Già Benedetto Croce nel 1916 sosteneva che, un'espressione molto abusata al giorno d'oggi, che la storia è sempre contemporanea, perché è evidente che solo un interesse della vita presente ci può muovere a indagare un fatto passato. Cioè, noi vediamo la storia con gli occhi del presente, quindi in ogni presente in cui noi siamo, il presente in cui eravamo 30 anni fa e quello di adesso, la leggiamo diversamente. Si potrebbe citare anche lo storico francese
Braudel, che è tra i principali esponenti dell'École des Annales, che nel saggio mediterraneo diceva: la storia non è altro che una continua serie di interrogativi rivolti al passato in nome dei problemi e delle curiosità, nonché delle inquietudini e delle angosce del presente che ci circonda e che ci assedia. Questo spiega perché i giornalisti usano la storia in modo un po' abusivo rispetto al punto di vista degli storici, ma la usano perché ai giornalisti serve nel presente. Questo libro io l'ho dedicato, fra l'altro, come vedrete qui, a Raffaele Licinio, che è stato un po' il mio maestro sul fronte della storia medievale. Purtroppo se n'è andato nel 2018, ma è quello che mi ha aperto gli occhi sui secoli bui. E nel mio, il mio libro, sotto la dedica a Licinio, inizia con una frase di Marc Bloch, tratta dalla guerra delle false notizie, che dice: una falsa notizia solo apparentemente fortuita, tutto ciò che in essa vi è di fortuito è l'incidenza iniziale che fa scattare il lavoro di questa notizia, ma questa messa in moto ha luogo solo perché le immaginazioni sono già preparate e in silenzioso fermento. Questo per dire che anche l'abuso del Medioevo, spesso dipinto sui mass media e sui social come un'epoca buia in cui rischiamo di ripiombare, secoli bui in cui rischiamo di precipitare, è giustificata dal fatto che anche le nostre immaginazioni sono preparate a questo approccio e in silenzioso fermento. La mia ricerca è diventata il libro che avete visto ed è dedicata alla connessione e alla relazione tra uso di stereotipi medievali, mondo dei media e ricezione e comunicazione di quegli stereotipi da parte di tutti noi, cioè da parte dell'opinione pubblica in Italia. Questo utilizzo, che rispecchia un uso a dir poco, chiamiamolo acrobatico, della storia, capita in relazione a qualsiasi tipo di notizia. Qui propongo qualche esempio. Ritorno al Medioevo con arco e frecce. Questo è un richiamo al Medioevo in base all'attività venatoria, alla libera caccia al cinghiale nella Liguria di qualche anno fa. Capita anche sul fronte dell'aborto. Sull'aborto Gasparri ci riporta al Medioevo, inteso in senso negativo. Povero Gasparri, eccola, diciamo che ha un'espressione che non lo aiuta in questo momento. Si arriva alle questioni di genere sessuali. Qui abbiamo l'ex direttore della stampa che dice: l'addio alla legge Zan è un ritorno al Medioevo, un inquietante stress test sul Quirinale, fino al divieto di un abbigliamento provocante a scuola. Le ragazze andavano in minigonna e una preside ha deciso di limitare questo look. E che cos'è questo regolamento anti-minigonna della preside? Un ritorno al Medioevo, perché sappiamo che notoriamente nel Medioevo si usavano molto le minigonne. Cosa c'è al centro di questo approccio? Al centro c'è il rapporto col passato vissuto attraverso il presente, che io osservo nel mio libro proprio attraverso l'analisi delle centinaia di articoli traboccanti di luoghi comuni sul Medioevo, a cominciare dai titoli. I titoli spesso fanno ridere, in altri casi sono surreali, come vedremo, ma quasi sempre sono privi di fondamento dal punto di vista storiografico, anche se sul pubblico fanno molta presa. Fra poco ne vedrete scorrere un campione, perché non abbiamo qui il tempo di dilungarci sui singoli casi. Nel mio libro li ho divisi per settori della cronaca giornalistica, con una ventina di classificazioni fino a formare un abbecedario delle citazioni del Medioevo in senso negativo. Si va incredibilmente da ambiente a energia, da animali a animalisti, fino alla sessualità, allo sport, al web, passando per la cronaca nera. Il ritorno al Medioevo in senso negativo è evocato anche sul fronte dell'economia e persino della cronaca rosa e del gossip. Insomma, non si salva nessuno. Ovviamente un capitolo è dedicato all'uso politico dei cliché medievali. I politici continuamente parlano di ritorno al Medioevo per qualsiasi cosa, i giornalisti li riprendono, noi sui social li riprendiamo e questa è come dire, una macchina che si auto alimenta.
Molte volte, però, leggendo e ascoltando servizi giornalistici, ci imbattiamo nell'uso di espressioni stereotipate, già citate come ritorno al Medioevo oppure ritorno ai secoli bui. La cosa buffa è che fanno da controcanto citazioni entusiastiche parlando del mitico tuffo nel Medioevo. Ecco, il Medioevo di colpo diventa sui quotidiani e sui mass media positivo quando si parla di fiere medievali, di festival medievali, di sagre, eccetera, come capita soprattutto fra primavera e estate, quando questo tipo di manifestazioni si moltiplica. Così cosa succede? Che nel medesimo giornale, molto spesso, io l'ho rilevato per esempio sul quotidiano La Stampa, nel medesimo giorno si legge di ritorno ai secoli bui e al Medioevo in senso negativo e 2 pagine dopo si legge di tuffi nel Medioevo in senso positivo. I cliché mediatici che sono più usati in riferimento all'evo di mezzo, però distanziano di molte lunghezze per eccesso l'uso mediatico di altri 2 luoghi comuni. In senso negativo, spesso invece di ritorno al Medioevo in senso negativo leggiamo ritorno alla preistoria o ritorno al Far West. Ecco, il Medioevo batte tutti sul fronte delle citazioni in senso negativo sui mass media. Tutte queste locuzioni sono usate in Italia per segnalare metaforicamente il rischio della regressione verso un passato che si presume inquietante. Io ho messo una vignetta che è in inglese che rappresenta un po' il meccanismo. Il Medioevo vero era colorato, la gente poi poteva star bene o male, ma come ai giorni nostri, a un certo punto il regista dice: dai, metti un filtro medievale, tutto diventa scuro, triste, buio. In particolare sul fronte della denigrazione del Medioevo, sui mass media non c'è quasi mai un nesso tra la notizia e lo stereotipo storico sfruttato per divulgarla, però c'è un nesso tra lo stereotipo e le aspettative del pubblico. Qui purtroppo trovo solo cose in inglese. Qui c'è una signora che dice al marito: ma guarda che queste sono balle, sono fake news, e lui dice: ma come, corrisponde esattamente a quello che io penso. Questo è un po' il meccanismo che capita sul fronte delle fake news e anche di quelle sul Medioevo, nel senso che la gente è abituata a leggere il ritorno al Medioevo, ai secoli bui in senso negativo. E quindi si aspetta che certi titoli riflettano queste aspettative, anche se non corrispondono con la realtà storica. Vorrei chiarire che io non mi dedico nel mio libro all'elite giornalistica che scrive per scelta di storia in modo più o meno corretta. La mia analisi è dedicata al tipo di narrazione utilizzata dalla massa di giornalisti, professionisti e di comunicatori che in Italia ricorrono a citazioni medievali in modo sbagliato. Poi mi occupo dei riflessi sul lessico pubblico, sul modo in cui noi parliamo e scriviamo, social network inclusi. Si tratta di una ricerca svolta facendo riferimento al campo di studi della medievistica che da qualche anno è chiamato medievalismo, cioè lo studio della percezione del Medioevo, dopo il Medioevo in particolare tra XX e XXI secolo. E la mia ricerca l'ho condotta anche ricorrendo ad altre discipline come le scienze sociali, quelle della comunicazione e la linguistica. Di primo acchito, ecco, qui vedete l'uso del Medioevo in senso positivo. Questo è uno dei rari articoli che compaiono sui giornali in cui si cerca di restituire l'onore perduto del Medioevo in base agli articoli giornalistici. Qui se la prendono solo con gli influencer, in realtà tutti i giornalisti prima o poi incappano nell'uso dello stereotipo negativo. Ironia della sorte, i secoli bui vengono, come dire, negati da una certa stampa di estrema destra che punta a criticare la sinistra come unica artefice dell'odio nei confronti del Medioevo. In realtà, poi nella mia ricerca ho scoperto che su tutti i quotidiani di destra, di sinistra, di centro, la metafora negativa del Medioevo prima o poi salta fuori. Non commenterò più i titoli perché ogni tanto me ne faccio vedere uno perché altrimenti perdiamo, però serve vederli per rendersi conto di quello di cui parliamo. Qui addirittura
È colpa del Medioevo se c'è un sorteggio degli ombrelloni su una spiaggia pugliese. Cosa succede? Diciamo che i giornalisti, quando affrontano qualsiasi tema di qualsiasi tipo, come abbiamo visto, usano la metafora del Medioevo cattivo e lo fanno parlando di storia in modo subliminale, quasi sempre inconsapevole, in base a stereotipi che anche i giornalisti, come tutti noi, hanno introiettato a livello scolastico, culturale e sociale nel corso della loro vita. A sua volta il pubblico li incassa in maniera altrettanto inconsapevole, un pubblico di cui fanno parte gli stessi giornalisti, e quindi c'è un continuo riverbero, interscambio di significati di utilizzo di luoghi comuni. In questo contesto i riferimenti a levo di mezzo sono tantissimi, tanto più in un ambito come quello italiano che deve moltissimo al passato medievale e per il quale il Medioevo assume un ruolo fondamentale, anche inconsapevolmente, nell'immaginario di tutti, anche dei giornalisti. Quindi diciamo che indagare sull'uso e l'abuso di stereotipi medievali in Italia offre un contesto di indagine particolare. È vero che gli stereotipi negativi sul Medioevo sono diffusi in tutte le società con una matrice europea e cristiana, in Europa e fuori, lo testimoniano quelle vignette che vi ho fatto vedere in inglese. Però in Italia, per dirla con gli antichi, il genius loci esiste ed esiste, al contrario di ciò che capita negli Stati Uniti, per esempio. E questo spirito del luogo ha fortissime radici proprio nel levo di mezzo. Quindi gli stereotipi italiani sono assai significativi perché si manifestano in un laboratorio unico al mondo, l'Italia, dove lo spirito del luogo sopravvive perché ci siamo immersi nei nostri centri storici, tutto quello che abbiamo attorno alle nostre chiese, anche nei centri apparentemente con centri storici meno evidenti, il legame col Medioevo è fortissimo, e questo legame sopravvive alle modifiche determinate da diversi assetti funzionali, sociali e culturali. Questo spirito del luogo, resiste confrontandosi continuamente con lo spirito del tempo, il genius seculi, lo fa anche per mezzo dell'elaborazione del presente, visto in modo più o meno artificioso attraverso le lenti di quel passato. Insomma, la sedimentazione culturale dell'epoca medievale rappresenta una caratteristica intrinseca dell'italianità, direi quasi oltre che dal punto di vista storico e culturale, anche psicologico. Ebbene, cosa succede? I giornalisti e i comunicatori sono fra i principali, spesso inconsapevoli, artefici di questo imprinting pseudo-medievale. La parola medioevo insieme all'aggettivo medievale viene dai giornalisti, dai comunicatori e di riflesso sui social quasi sempre associato a tutto ciò che è reazionario, retrogrado, integralista, tradizionalista, oscurantista. So che Italia medievale si batte molto contro questo uso del Medioevo in modo negativo, anzi forse è la sua ragione sociale, il motivo per cui è nata molti anni fa. Però questo è il dato di fatto. Spesso tutto ciò è accompagnato dall'evocazione di presunti secoli bui in cui saremo sul punto di ripiombare, di mai esistite usanze medievali che ci sarebbero state e sono ritenute ancora in voga. Si pensi allo ius prime noctis che non è mai esistito, o la cintura di castità, idem. Succede sugli organi di informazione tradizionali, online, nei discorsi di tanti esponenti politici, a prescindere dai partiti, succede sui social network. In ognuno di questi contesti non si perde l'occasione per diffamare l'età di mezzo. Qualsiasi circostanza che abbia l'aria di apparire antiquata è etichettata come medievale. Dante, Petrarca, Boccaccio, Giotto si rivoltano nella tomba, ma questa è la situazione. Pesa sul radicamento di una certa idea del Medioevo, un'epoca trasformata dai mass media e dalla politica in una miniera immaginaria da cui ricavare luoghi comuni buoni in tutte le salse. Quindi,
dobbiamo fregarcene di quello che succede sui mass media in politica con l'abuso del Medioevo in senso negativo? No, perché è opportuno che l'uso e l'abuso mediatico dell'età di mezzo sia studiato dai medievalisti che si occupano di medievalismo e anche sotto altri punti di vista dai linguisti, dagli italianisti, dai sociologi, dagli antropologi culturali. Infatti, per quel che riguarda la conoscenza generalista, vale ancora il punto di vista del sociologo tedesco e filosofo Luhmann, che nel suo libro La realtà dei mass media, applicando gli strumenti della teoria dei sistemi sociali, definisce il concetto evocato dal titolo dei suoi volumi. La realtà dei mass media è una seconda realtà fatta di concetti per mezzo dei quali si può parlare con altre persone, aspettandosi di essere capiti e di ottenere risposte. Ciò capita anche per quel che riguarda l'uso, l'abuso e il riuso del Medioevo, nel senso che abusare il Medioevo fa comodo per far passare alcuni concetti, anche se il Medioevo con quei concetti non c'entra nulla. Dunque, molti oggi tendono a esagerare, soprattutto politici e giornalisti, perché puntano il piede sull'acceleratore della superficialità. Certo, si potrebbe andare in cerca di bufale sui mass media, il carniere si riempirebbe in fretta, però io con la mia ricerca ho un'altra intenzione, che non è quella di suggerire ai medievisti di correggere puntualmente gli errori dei giornalisti, comunicatori e dei politici, anche se un ruolo pubblico più incisivo e tempestivo degli storici, secondo me, sarebbe opportuno. Semmai è interessante indagare, secondo me, sulle circostanze sociali, culturali e ideologiche che determinano il ricorso mediatico a queste modalità di connessione con un'idea immaginata del Medioevo, modalità che è degna di analisi quanti mondi più o meno immaginari che quegli stereotipi rappresentano. Possiamo fare qualche altro esempio preliminare? Per esempio, se io ho usato Google in maniera, diciamo, scientifica, fra virgolette, per fare questa ricerca, se noi limitiamo la ricerca al 2020, cercando le citazioni nei titoli del giornale del termine Medioevo all'interno della sezione news, compare una mini selezione che riporta titoli di questo tipo, alcuni li vedete scorrere. Giustizia da Medioevo, ora fascicolo, ora serve il fascicolo penale telematico. Allevamento di visoni verso la chiusura, nessun contagio da Covid, ma luoghi da Medioevo. Qualcuno di questi titoli vi apparirà. I pregiudizi anti-gay sono da Medioevo. Donna disinvolta, sentenza da Medioevo sullo stupro. Napoli, studentessa di farmacia alla Federico II, condizioni da Medioevo, aiutate, c'è buffo perché. Se c'è un'università fondata nel Medioevo è questa, fondata da Federico II di Svevia. Coronavirus, Paul McCartney, mangiare pipistrelli è da Medioevo. E abbiamo anche Verdone che dice, a proposito ai tempi del coronavirus, nel 2020 situazione manzoniana da Medioevo, dove mischia un autore ottocentesco che dice, cita la peste, l'epidemia di peste accaduta in epoca moderna e ci mette in mezzo anche il Medioevo. L'uso ricorrente, eccolo qui, allevamento di visoni verso la chiusura, nessun contagio da Covid, ma luoghi da Medioevo. A parte che non venivano allevati neanche visoni nel Medioevo, ma questa è un'altra storia. L'uso ricorrente di questi cliché è solo un aspetto di una questione più complessa. Quella connessa alla preparazione storica di chi fa informazione. Nel mio libro mi riferisco non tanto ai pochi che giornalisti che si occupano di storia con continuità, mi riferisco ai giornalisti iscritti all'ordine, quindi professionisti, e ai tanti comunicatori non iscritti all'ordine, professionisti amatoriali che oggi, soprattutto sul web, sono al lavoro. Questi non solo ricorrono a luoghi comuni legati alla storia, divulgano anche, spesso senza avere l'insieme di conoscenze e di capacità che permette di pensare storicamente, come dicono gli storici, notizie legate a eventi del passato di rilievo nazionale. Si pensi alla resistenza, alle deportazioni nazifasciste, per dire, e locale.
e notizie di rilievo locale, il caso di intitolazioni di vie, statue, istituzioni a personaggi o episodi di rilievo. È in questo contesto che succede, per esempio, che a Parma intitolano una sala del comune a Federico II di Svezia e nessuno se ne accorge, né i politici né i giornalisti, per giorni. Questo è successo alcuni anni fa. In tutti questi casi si verifica un continuo riverbero e travaso di contaminazioni, come capita pure in altri campi. Il lessico giornalistico, da un lato, influenza il linguaggio di tipo storico cui fa ricorso la politica e quello usato dalla gente nella vita pubblica, social network inclusi. Dall'altro, il linguaggio usato dai giornalisti assorbe il senso comune in questo campo, riproponendolo in articoli e servizi. Qui addirittura l'uso del POS per pagare nei negozi diventa una roba da medioevo. Come sappiamo, nel medioevo tutti andavano a comprare con la carta di credito. Cosa succede? Tutto ciò dimostra che esiste una continuità fra la storia con la S maiuscola e i suoi simulacri che emergono nella comunicazione giornalistica. Qui addirittura siamo sul fronte del gossip. Succede, per dirlo sociologicamente, che i mass media contribuiscono a creare un repertorio di immagini, forme di relazionalità, formule di interazione, luoghi comuni a partire dai quali un sistema sociale si definisce. Tutto ciò viene usato nell'interazione tra i membri di quel sistema sociale, cioè noi. Quindi i mass media sono importanti pure nella formazione di un'idea del nostro passato, incluso quello medievale, e nell'evoluzione della sua ricezione. Allora, se io mi metto nei panni di uno storico, e qualche storico me l'ha detto, dice: ma non è perché ci dobbiamo occupare di queste cose? La tentazione di liquidare tutto come decretando che il giornalista e il cittadino sono mediamente accomunati dall'ignoranza in campo storico e storiografico è forte. Tuttavia, io credo che gli storici che escludono questo tipo di ricerca dal loro panorama cadano in una semplificazione che avrebbe contraccolpi sulla stessa storiografia, perché si rinuncerebbe a comprendere come il racconto della storia fatto dagli storici viene recepito nella cultura di massa. Se un racconto della storia fatto con tutti i crismi, sulla base delle fonti in maniera corretta, non viene recepito dalla gente, rischia di rimanere fine a se stesso. E quindi è importante capire come si trasmette la storia e come viene recepita. Lo storico della mentalità Francesco Filippi, questo fa un po' ridere, ma c'è anche il fitness medievale. Lo storico della mentalità Francesco Filippi lo ha sostenuto in un recente libro. Ha detto che la mentalità storica, fra virgolette, diffusa, si alimenta di libri, giornali e talvolta anche di programmi televisivi. Con l'avvento dei social è avvenuto un mutamento epocale. Facebook, Twitter, Instagram e persino TikTok. TikTok ospita un gruppo con migliaia di persone che si qualifica come fan di Barbero, ecco, per capirci. Ecco, tutti i social sono diventati arene pubbliche di discussioni muscolari, nelle quali la storia fa capolino continuamente. Secondo Filippi si tratta di un'opportunità di studio enorme per chiunque voglia comprendere il rapporto fra gli individui, le comunità e addirittura le società e il tempo. Gli utenti dei social, infatti, non parlano di passato, ma rappresentano se stessi mentre parlano di passato. Certamente, dunque, la storiografia e gli storici dovrebbero occuparsi anche della manipolazione pubblica del discorso storico. Ciò non toglie che sia altrettanto importante il ricorso a un lessico più consapevole da parte dei giornalisti e quindi la loro informazione. I giornalisti dovrebbero, e i professionisti dell'informazione in generale dovrebbero essere in grado di divulgare anche le notizie legate alla storia con la capacità di verificarne le fonti e le fondatezze. Questo eviterebbe ai giornalisti molte gaffe, più o meno surreali, e li renderebbe più consapevoli e reattivi nell'interesse della società a cui offrono le notizie, anche di fronte a narrazioni di carattere politico. Si pensi alla manipolazione del Medioevo,
parlando di politica, in chiave sovranista, che ha contraddistinto la Lega Nord, che segna in parte pure l'attuale Lega, e alle sempre più ricorrenti minimizzazioni del ruolo negativo svolto dal fascismo in Italia. Sono tutti temi rispetto ai quali, se i giornalisti avessero più strumenti per replicare i politici, sarebbe meglio per tutti. Nel mio libro dedico anche un capitolo al fatto che a livello di formazione giornalistica, le basi della verifica delle fonti sul fronte storico e storiografico è piuttosto carente. Esistono oggi tanti master post laurea che garantiscano di poter sostenere l'esame di stato del giornalista, ma quasi nessuno si occupa davvero di storia. I pochi che lo fanno si occupano di storia contemporanea dall'ultimo dopoguerra in poi. Questa è una cosa strana perché, per esempio, ai giornalisti viene insegnato invece come verificare le fonti quando fanno cronaca giudiziaria, nera, sportiva, economica. Bisognerebbe che i giornalisti fossero anche capaci di verificare una notizia di carattere storico quando ce l'hanno di fronte, consultando docenti universitari di storia, fonti digitali che non siano Wikipedia, che come tutti sappiamo è poco affidabile, e via di questo passo. Ovviamente i giornalisti e i comunicatori digitali sono solo uno degli ingranaggi del marchingegno che produce stereotipi e luoghi comuni. Succede nel campo della vera o presunta storia medievale e in quello della storia in generale. Come abbiamo visto, un altro ingranaggio importante è il web, che ha un ruolo di moltiplicatore esponenziale di queste dinamiche degli stereotipi propinati sui mass media. Questo meccanismo crea una platea sempre più grande di persone predisposte a recepire anche i cliché sul medioevo banale. Spesso lo fanno in maniera involontaria, inconsapevole, però succede. Una volta la manipolazione delle informazioni e quindi pure della storia era un appannaggio di elite insediate nei luoghi del potere e della cultura. Oggi chiunque di noi nel suo piccolo contribuisce a divulgare e a modificare le notizie in questi ed altri campi. Quindi abbiamo tutti grosse responsabilità quando riprendiamo notizie sui social, quando le condividiamo, incluse le notizie che riguardano la storia e il Medioevo. Questo meccanismo di moltiplicazione esponenziale di uno stereotipo da parte dei digitali, cosa ha provocato ultimamente? Che i potenti, i politici e i media inseguono i gusti del pubblico, adattando le loro argomentazioni politiche alle aspettative del senso comune. Soltanto dopo cercano di manipolare il pubblico a loro vantaggio. Questo fa sì che si verifichi un fenomeno. Non c'è più, come fino a qualche decennio fa, una trasmissione verticale delle informazioni storiche e degli slogan di qualsiasi genere che può essere rappresentata dal classico albero col suo tronco ben individuabile, i suoi rami, i suoi rametti. Ormai invece siamo davanti a una trasmissione orizzontale, c'è cioè una specie di cespuglio fitto, inestricabile, dove le varie affermazioni, con la complicità degli algoritmi, si connettono tra loro in modo apparentemente caotico, e nel quale, anche sul fronte della quella che io chiamo la pandemia di medievalismo farlocco negativo, è difficile distinguere i burattini dai burattinai, la fonte da chi la recepisce. Bernard Cohen, il primo teorico dell'agenda setting sul fronte dei mass media, ha scritto già molti anni fa che la stampa può, nella maggior parte dei casi, non essere capace di suggerire alle persone cosa pensare, ma la stampa ha un potere sorprendente nel suggerire ai propri lettori intorno a cosa pensare. Il mondo apparirà diverso a persone diverse in relazione alla mappa disegnata dai giornalisti, dai direttori e dagli editori dei giornali che le persone leggono. Oggi appunto dovremmo aggiungere le mega aziende del web e i loro algoritmi. Sono quasi alla fine.
Gli storici possono fare qualcosa, soprattutto sul fronte della lotta contro gli abusi del Medioevo in senso negativo. Il medievista Giuseppe Sergi, già vari anni fa, proponeva ai colleghi di non trascurare una sorta di storiografia percettiva, cioè il modo in cui noi percepiamo la narrazione della storia. Secondo Sergi, la cultura contemporanea continua a usare il Medioevo come contenitore di luoghi comuni. Sarebbe sbagliato e supponente attribuire a questi equivoci soltanto all'ignoranza, così come sarebbe troppo lungo costruire l'elenco dei miti storiografici che ne conseguono. È forse più utile considerare in virtù di come storici, in virtù di quali categorie politiche, culturali, di evasioni, i principali miti sulla storia medievale sono sopravvissuti nonostante la smentita degli studi e degli studiosi. In questo modo, dando peso alla psicologia di chi legge o più in generale a chi rivisita, il passato, si può in un certo senso tentare un abbozzo di storiografia percettiva, dice Sergi. Il professore aggiunge: il medioevo dei non medievisti ha un successo molto maggiore presso il largo pubblico rispetto a quello degli storici medievisti, proprio perché corrisponde maggiormente alla cultura comune e a ciò che quel largo pubblico si aspetta. Di certo, come ha scritto un altro medievista che si è dedicato a questi temi, Tommaso di Carpegna Falconieri, che è stato ospite d'Italia medievale, l'immaginario fa parte della storia, quindi l'immaginario è storicizzabile. Dall'altro canto, i professionisti dei mass media devono essere consapevoli di queste circostanze e fare il possibile per colmare le loro lacune e le loro responsabilità. Un altro storico, Stefano Pivato, un contemporaneista, nel suo libro Vuoti di memoria, cosa ha sottolineato? Ha sottolineato il dilagare di falsi storici, luoghi comuni, pregiudizi, impressionanti lacune. E scrive che sono proprio politici, operatori dei media, opinionisti della carta stampata a produrre un'ipertrofia dell'informazione storica destinata alla formazione di un nuovo senso comune che poggia sui generalizzati vuoti di memoria delle giovani generazioni. Che fa Pivato? Se la prende solo con i giornalisti, quindi anche con me, diciamo che faccio parte della categoria. No, lui non assolve gli storici, dice che i politici, i giornalisti e gli opinionisti dei mass media hanno ormai indossato i panni dei profeti del nostro passato, facendo venir meno quella che un tempo era una funzione primaria della storia, la sua tensione etica, quindi è civile, quindi è anche una funzione primaria degli storici. Quindi Pivato sostiene che bisogna porre al centro del dibattito degli storici non solo il problema della ricerca, ma anche quello della sua divulgazione, un confronto costruttivo fra i professionisti della storia e quelli della informazione sembra dunque indispensabile. Sono alla fine, e concludo dicendo che all'interno del quadro appena proposto, i giornalisti hanno dunque alcuni meriti nel confronto con gli storici, riescono forse a comunicare meglio. Diciamo che nella mia ricerca, nel mio libro Medioevo, meriti e demeriti sono distribuiti su entrambi i fronti. Tuttavia, i professionisti dei mass media, e lo dico ai miei colleghi, invece di entusiasmarsi per la parziale ammissione di sconfitta da parte degli storici sul fronte della divulgazione pubblica, potrebbero e dovrebbero dare un contributo in favore della vittoria della consapevolezza e della mentalità storica, a cominciare da un aggiornamento delle loro competenze, perché oggi i mass media e i giornalisti sono allo stesso tempo vittime e vettori del contagio che alimenta il medievalismo farlocco. È un fenomeno che investe ovviamente altri campi della conoscenza storica, non solo al di là delle disavventure riservate con particolare entusiasmo all'età di mezzo, però è una circostanza, e concludo, che offre materia di studio e approfondimento ai professionisti della storia e propone contemporaneamente spunti di riflessione e suggerimenti di formazione ai professionisti dei mass media. E qui chiudo. Come vedete, il Medioevo viene chiamato in ballo
per qualsiasi argomento, persino l'avvocato che fa fatica a fare l'esame di Stato, diventa un praticante medievale, la giustizia da medioevo, condizioni da medioevo nelle carceri belghe e via elencando. Chiudo con questa rappresentazione della storia in un bel quadro di un artista greco e invito tutti coloro che hanno voglia di approfondire questo argomento a dare un'occhiata al mio libro, che è anche piccolino e si legge in poco tempo. Ora tenterò di uscire dalla condivisione. Eccomi qua. Spero di non avervi annoiato troppo e di non aver messo troppa carne al fuoco. Comunque, grazie per l'ospitalità. Grazie Marco, davvero molto interessante, un tema decisamente di spessore, no? Perché poi questa cosa, soprattutto per noi che siamo italiani e che, come tu sai, abbiamo un medioevo che ha visto sorgere le più belle chiese, cattedrali, castelli, una letteratura dell'umanesimo Abbiamo incredibile. inventato anche le banche nel Le Medioevo, gli obblighi banche, ma e sì, ma tante altre cose. potremmo veramente Andare avanti per. fare elenchi infiniti, è particolarmente fastidiosa. Quindi io, come mia abitudine, ricordo il titolo del libro perché corrono a comprarselo in libreria, e il titolo è Medioevo. L'età di mezzo nei media italiani, appena pubblicato da Salerno Editrice e La scritto da Marco. prefazione è di Marina Gazzini, una medievista dell'Università degli Studi di Milano. Precisazione giusta e doverosa, e anzi salutiamo Marina e il suo contributo al tuo volume. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa trovate tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora Marco e a presto. Grazie a voi, grazie a tutti. Buona serata.